mi piace disegnare, mi è sempre piaciuto disegnare. Sto disegnando un riccio e sapete perché? Beh, perché come succede su Patreon, andiamo a fare una charity, cioè vado a sostenere praticamente un'associazione che si occupa di animali, piuttosto che di ambiente, piuttosto che anche di assistenza. E proprio questa settimana andrò a parlare di un centro ricci selvatici che è nato proprio qui vicino a noi, nella nostra zona Novello, e si occupa appunto di recuperare questi ricci. Ricci che ormai sappiamo in questo periodo andare sì letargo, ma essere ancora un pochettino, diciamo così, mezzi addormentati, non ancora addormentati del tutto, e quindi molte volte attraversano la strada e purtroppo fanno una brutta fine. Ecco che di questo parleremo, ma parleremo anche di come sostenere questa associazione. Quindi volevo parlarne anche con voi domani di questa associazione, ma anche sapere da voi se mai vi siete imbattuti in un animale che avete dovuto soccorrere, salvare o comunque portare in un centro di recupero, perché ricordatevi che ci sono tantissimi centri di recupero e i volontari, ma soprattutto anche i veterinari, piuttosto che i dottori, insomma, sanno prendersene cura. Per cui ci vediamo domani mattina, come sempre, nella nostra diretta del nuovo paese, del martedì. Parleremo di animali, anche oltre ai viaggi, alla musica, un altro tema che mi sta a cuore. E spero, insomma, di avere con voi un confronto su quello che magari è stato o potrebbe essere il soccorrere un animale. Io l'ho soccorso, io in realtà ho dato da mangiare una volpe che avevo incontrato sul colle di tenda. Forse ero stata una delle prime ad avvistare quelle volpi, a quella volpe, avvicinarmi, poi insomma aveva riscosso tanto successo che insomma tanti poi l'avevano anche fotografata perché si faceva diciamo così accarezzare, e io insomma avevo dato il mio contributo cercando di dargli qualcosa da mangiare, anche se in realtà si sa che insomma gli animali bisognerebbe sempre un po' lasciarli nel loro ambiente. Va bene, detto questo vi aspetto domani mattina e parleremo di questo e tanto altro. Io intanto continuo a disegnare il mio riccio perché mi piace, e poi c'è lui che insomma con le cuffie ascolta la musica ed è felice, anche perché insomma, c'è chi lo ha aiutato sicuramente. Ciao!